Buonasera a tutte e tutti, e benvenute e benvenuti all'ottavo laboratorio del ciclo di lezioni svolto nell'ambito del progetto Periferia Digitale, promosso dalla Biblioteca Gianni Rodari di Borgo Santa Maria di Pesaro. E quello di oggi è dedicato alle tecniche di scrittura digitale e produzione collaborativa sulle piattaforme open source Wikimedia. Come per gli altri laboratori, anche questo è in parte una lezione simulata, cioè simuliamo qualcosa che eventualmente potrà essere replicato nei nostri servizi, nelle nostre aule didattiche. Gli ultimi due incontri del ciclo, sono 10 gli incontri previsti, gli ultimi due saranno il 3 e il 7 di settembre. E in quei due casi, naturalmente, il ragionamento sarà più una meta-riflessione, insomma, ecco, non ci soffermeremo, diciamo, su alcuni oggetti didattici così specifici, ma faremo un ragionamento più complessivo sulle tecnologie per la didattica dell'information literacy e sul curriculum. Mentre appunto questo ottavo laboratorio ancora si connette con un filo rosso con i precedenti e in parte è uno sviluppo dei precedenti, come dire, una conseguenza naturale, una delle conseguenze possibili del lavoro che si svolge a partire dal lavoro intellettuale, dal lavoro cognitivo che si svolge a partire dalle fonti informative all'interno appunto dei processi di apprendimento e di insegnamento. Quello di oggi è un argomento enorme, come poi la maggior parte delle cose che ci siamo detti in questi 2 mesi. Naturalmente in 90 minuti si possono, come dire, affrontare alcuni aspetti, si possono porre le basi di ragionamenti che poi vanno sviluppati ulteriormente e sono in ogni caso delle nozioni, dei contenuti, dei momenti collaborativi propedeutici appunto a degli sviluppi futuri. Dunque, vado in presentazione perché faccio un breve riepilogo dei contenuti svolti già nei laboratori precedenti, mi riaggancio alla mappatura delle competenze e poi partiremo con un'attività, l'unica attività collaborativa che faremo oggi, dopodiché, appunto, entrerò nel vivo del tema delle piattaforme Wiki e quindi dei contenuti digitali. Condivido lo schermo. Condivido lo schermo e sistemo il browser. E comincio. Allora, intanto parto dal sito del comune di Pesaro, cerco Periferia Digitale Pesaro, perché appunto sul sito trovo nel sottomenu Periferia Digitale, ormai lo sapete, quelli che hanno partecipato agli incontri pregressi lo sanno già, c'è l'elenco degli incontri. E con poi allegati anche i singoli programmi. E quello di oggi è appunto quello del 27 di agosto. Ma per entrare nel vivo dell'argomento di oggi è importante fare un breve riepilogo delle cose che ci siamo già detti e che voi trovate in ogni caso sui video già registrati. Alcuni sono stati pubblicati sul canale YouTube del comune e altri ve li ho mandati via mail in una cartella di Drive. Ecco, allora abbiamo iniziato delineando dei quadri di civiltà. Dei quadri di civiltà, quindi abbiamo riflettuto su dinamiche di lungo periodo in cui gli indicatori
in cui gli indicatori sono stati sempre il libro, nelle sue forme antiche, poi man mano avvicinandoci alla modernità, naturalmente siamo arrivati all'età della stampa in cui abbiamo visto che c'è un proliferare di formati, di tipologie, di documenti che diventano appunto tanti, non ci sono più solo libri, ma ci sono appunto riviste, quotidiani, enciclopedie, ogni sorta di tipologia documentaria in formato cartaceo. Poi naturalmente lo scenario comincia a cambiare quando entriamo nel quadro di civiltà audiovisivo, quindi a partire dall'Ottocento. Questo quadro di civiltà naturalmente convergerà nel formato digitale negli ultimi decenni, per cui oggi noi ci ritroviamo appunto in un'epoca in cui grazie alla codificazione binaria, al linguaggio binario, in realtà noi riusciamo a riprodurre qualsiasi suono, qualsiasi immagine, qualsiasi testo, e quindi facendolo convergere su un unico strumento, no? E, bene, oggi siamo in questa dimensione, per cui che significa lavorare con i testi? Che cosa significa lavorare con i suoni, con le immagini? Nel secondo incontro ci siamo soffermati su una particolare tipologia di testi, una particolare tipologia di documenti che non sono necessariamente solo testi. Ad esempio le enciclopedie possono contenere anche dei supporti di immagine, no? E mentre magari sui dizionari no, è già più difficile trovare delle immagini. Comunque siamo partiti analizzando il ruolo delle fonti informative nei processi di apprendimento utilizzando enciclopedie e dizionari come strumenti editoriali adatti a rispondere a un bisogno, a un primo bisogno di informazione, soprattutto nell'ambito scolastico, dove è frequente appunto che si debbano approfondire temi disciplinari o fare delle ricerche su delle questioni di cui si sa poco, e appunto questo tipo di strumenti ci aiutano. Naturalmente le tipologie di documentarie non sono solo quelle enciclopediche e i dizionari, evidentemente ce ne sono decine, ce ne sono forse centinaia, e per cui non è tanto la quantità quello che ci interessa di tipologie documentarie, ma le modalità, le metodologie che possiamo utilizzare per comprendere, per comprendere i testi, per comprendere i contenuti e eventualmente anche per produrli. Per cui nel terzo laboratorio dedicato al software per le alle strategie di analisi e sintesi del testo abbiamo visto come nel mondo digitale sia possibile lavorare anche in maniera anche impensabile, insomma, nelle epoche precedenti. L'incontro successivo, naturalmente siamo entrati nel vivo dell'ecosistema informativo andando a vedere come sono fatte le biblioteche digitali libere, quelle a pagamento, quelle a noleggio, quelle ad abbonamento. Abbiamo visto quanto è importante avere a disposizione risorse documentarie libere, perché solo così riusciamo davvero ad analizzarle a fondo con tutte le potenzialità che ci offre il digitale. Nell'incontro successivo ancora, quello del 20 luglio, siamo entrati nel merito della valutazione della qualità dell'informazione. Per cui siamo partiti da un esempio, insomma, di fake news, ma la valutazione naturalmente della qualità dell'informazione viene fatta indipendentemente dal tipo, cioè va fatta su qualsiasi tipo di documento, su qualsiasi tipo di informazione, vera o falsa che essa sia. Sempre di valutazione abbiamo parlato nell'incontro del 30 luglio dedicato alle modalità di esercizio di applicazione del diritto d'autore alle proprie opere dell'ingegno, e abbiamo analizzato il tema delle Creative Commons come modalità nuova, innovativa degli ultimi due decenni per la gestione della proprietà intellettuale, che come si capisce oggi è un tema centrale, evidentemente centrale, poiché tutti possediamo degli strumenti non solo per la fruizione di contenuti, ma anche proprio per la produzione. Quindi diventiamo automaticamente, poi che si sia bravi o meno, questo è un altro paio di maniche, però potenzialmente siamo tutti autori ed eventualmente anche autorevoli. Nel sesto laboratorio abbiamo sempre trattato il tema dell'informazione dal punto di vista della valutazione, però ecco, la valutazione lì si spingeva non tanto sul tema della proprietà intellettuale quanto sulla
sul tema della privacy, quindi del tema della riservatezza, no? Delle informazioni personali, il tema dell'identità e della reputazione. Abbiamo visto che cosa si può, l'internet ci offre come potenzialità, sia nel momento in cui corriamo dei rischi, quindi come eventualmente reagire, sia eventualmente come lavoro preventivo da fare per evitare di cacciarsi qualche guaio digitale. Bene, in questi primi 7 incontri li ritroviamo tutti quanti, i contenuti dei primi 7 incontri li ritroviamo tutti quanti mobilitati. In questo incontro di oggi, cioè se quello che farò vedere oggi, quello che faremo insieme oggi, non è possibile realizzarlo davvero a fondo se non si è fatto un percorso propedeutico, appunto come abbiamo già fatto in precedenza, perché mettere le mani sui contenuti digitali, in particolare quelli wiki online, è sicuramente un gioco da ragazzi dal punto di vista tecnico, però richiede una serie di competenze, soprattutto una consapevolezza digitale di buon livello. E per cui, ecco, direi che comunque con oggi andiamo a chiudere una possibile applicazione della competenza informativa nel mondo digitale. E non solo, ovviamente quello che abbiamo fatto può essere benissimo svolto anche in presenza, quindi non è che bisogna essere solo online per fare questo tipo di lavoro, anzi. Però, ecco, oggi penso posso dire di chiudere almeno un po' il cerchio, anche se poi tante altre possibilità si potranno dare in futuro di sviluppo ulteriore della didattica, dell'apprendimento sulle tipologie documentarie. Allora, fatto questo riepilogo, è importante che io vi porti un secondo sulla pagina di progetto, di questo laboratorio di oggi, in cui lascio perdere la prima parte, mi porto direttamente sullo schemino della mappatura delle competenze. Di solito negli incontri precedenti io ve l'ho fatta vedere alla fine, no? Questa mappatura. Oggi la vediamo subito all'inizio perché in effetti vale la pena rendersi conto subito di quante conoscenze, capacità, competenze sono indispensabili per poter maneggiare contenuti digitali, in particolare su alcune piattaforme. Per cui quando parliamo di scrittura, per esempio, di scrittura di voci enciclopediche su Wikipedia, noi dobbiamo tenere conto che riusciamo davvero a produrre qualche cosa. Che si sia grandi, che si sia piccini, poco cambia, riusciamo davvero a produrre qualcosa se riusciamo un minimo a padroneggiare queste capacità che vedete elencate qua, no? Analizzare, sintetizzare, consultare, orientarsi all'interno del testo, saper fare ricerca di fonti, distinguere fonti primarie da fonti secondarie, fonti terziarie, saper valutare la qualità di un'informazione. E naturalmente saper riconoscere eventuali diritti di autore che appartengono magari a qualcun altro. Ecco, quando parliamo di Wikipedia, noi queste competenze le dobbiamo mettere in campo tutte quante, queste capacità, insomma, le dobbiamo mettere in campo tutte quante, altrimenti è difficile riuscire ad ottenere dei risultati. Con questo che cosa voglio dire? Che se vi piacerà, come dire, affrontare, continuare a sviluppare il discorso su Wikipedia, voi ne dovrete tenere conto. Non vi voglio naturalmente scoraggiare facendovi vedere questo, anzi, direi che la sfida può diventare davvero interessante. Io spero anche di riuscire a darvi qualche esempio che vi faccia venire l'appetito. L'argomento di oggi, ripeto, è abbastanza grande, naturalmente io vi farò vedere solo alcune cose, e l'obiettivo propedeutico è appunto quello di rompere come dire, dissipare qualche pregiudizio innanzitutto che c'è intorno a Wikipedia e un certo mondo digitale, da una parte, e dall'altra farvi venire l'appetito a diventare dei veri e propri contributori, voi e i vostri utenti, i vostri allievi. Per cui, fine della mappatura delle competenze, cioè fine del ragionamento su questo, partiamo con un'attività di brainstorming. L'attività di brainstorming di oggi la facciamo direttamente su Jamboard, non prendiamo Mentimeter come abbiamo fatto nelle lezioni precedenti perché dobbiamo farlo solo una volta, riusciamo a farlo solo una volta, quindi
Vi chiederò, insomma, la pazienza di stare ad ascoltarmi in quest'oretta e adesso anche la pazienza di collaborare con me a questa attività di raccolta di idee. Come facciamo a raccogliere un po' di idee intorno a una domanda chiave che tra un attimo vi farò? E il discorso è sempre lo stesso. Utilizzo Drive non solo come repository in cui salvare le fotografie, le immagini, i file, eccetera, ma utilizzo Drive come ambiente di collaborazione, come ambiente collaborativo. Per cui tra gli strumenti che comunque io raggiungo tramite Drive, trovo anche, se clicco sul pulsante nuovo in alto sulla sinistra, nel sottomenu trovo anche Google Jamboard, che è una lavagna digitale. Ci clicco sopra, mi propone da subito di creare e condividere. La condivisione è quella cosa che andrò a fare tra un attimo con voi, ma in modalità esclusivamente anonima. Non vi invio un'email per avervi con me in chiaro. Vi faccio entrare in modalità anonima, così vi sentite anche liberi, insomma, di collaborare al brainstorming, con le vostre idee, con quello che vi verrà in mente. Quindi crea e condividi. Qualche secondo, la lavagna adesso è qui. Bene, come è fatta la lavagna? Ci abbiamo questa parte bianca, qui a sinistra una serie di strumenti. Do un titolo a questo jam, lo chiamo Contenuti Digitali 2, perché già ho fatto il primo, l'ho fatto già stamattina. Contenuti Digitali 2, dopodiché devo farvi la domanda e vi devo invitare a rispondere. Come faccio a fare la domanda? Qua sulla sinistra ho un elenco di strumenti, clicco su nota adesiva, sostanzialmente si apre un programmino che mi permette di mettere un post-it. La domanda di questa sera è: quali devono essere, secondo te, le caratteristiche di un contenuto digitale? Quali devono essere le caratteristiche, secondo te, di un contenuto digitale? Lo salvo, lo metto al centro della pagina, lo ingrandisco così è per tutti leggibile. Adesso, naturalmente, io vi devo invitare. Posso condividere via mail, naturalmente, questa lavagna, ma in questo caso io scelgo la via più semplice e anche più anonima. Seleziono l'indirizzo in alto nella barra del browser, lo copio col tasto destro, vengo sulla chat, e invio a tutti, se ci riesco. Non me la apre. Perché non me la apre? Allora, interrompo la condivisione solo un attimo. Ah, ecco. Allora, inserisco il link al Jamboard sulla chat, ritorno in presentazione e man mano che voi vi connettete io vi dovrei vedere arrivare. Ecco, infatti, cominciano ad arrivare, vedete le prime icone di piccoli animaletti che anonimizzano il vostro accesso. Se ci sono dei problemi, naturalmente fatemelo sapere. Non siamo in tanti, eventualmente potete anche accendere il microfono per interrompermi. Allora, la domanda è: quali devono essere, secondo voi, le caratteristiche di un contenuto digitale? Che cosa provate a pensare ai vostri, se siete insegnanti, ai vostri manuali scolastici? Se siete bibliotecari, provate ad immaginare come devono essere gli ebook, come devono essere gli audiolibri digitali, come devono essere, insomma, contenuti digitali. Contenuti, per contenuto digitale intendiamo davvero qualsiasi cosa. Quindi, come fate a rispondere? Cliccate sulla sinistra, sul simbolino nota adesiva, scegliete il colore che più vi piace e mettete una risposta. Secondo voi, quali possono essere le caratteristiche di un buon contenuto digitale? È una domanda aperta, per cui non dovete essere, come dire, necessariamente didascalici e super precisi. Non è quello il punto. Potete anche esprimere, come dire, anche solo giudizi estetici, diciamo. Devono essere belli, brutti, brevi, lunghi.
Vedo che piano piano state arrivando. Per inserire, vi ricordo i commenti. Ecco, ne arriva uno, quindi elimino il mio finalmente. Bene. Lo ingrandisco perché sennò non si legge nulla. Ecco, le risposte naturalmente sono già belle articolate e non ho dubbi naturalmente che tra formatori, tra comunque professionisti, persone che lavorano nei nostri settori, si abbia una visione naturalmente digitale articolata e complessa. Naturalmente io lo so che voi sapete, però poi dopo vi propongo un breve riepilogo perché poi ci aiuta, ci fa da ancoraggio rispetto all'approfondimento su Wikipedia. Aspetto almeno una risposta per ciascuno di voi, dai. Siete anonimi, quindi non so chi è che risponde. Quindi non vi preoccupate, non riceverete giudizi. Comunque, chiarezza espositiva, accuratezza, aggiornati, contenuti aggiornati, attuali, completi, ancorché magari sintetici e verificabili. Chiarezza comunicativa adattata ai destinatari, accuratezza, riferimenti a fonti di attendibilità. Ecco, due risposte, due molto simili, direi, ecco. Contenuto chiaro, attuale, completo, attendibile. Se volete potete anche esprimere, come dire, aspetti tecnici. Aspetti tecnici, cioè nel senso i formati, ad esempio, dei contenuti. Quali per voi sono preferibili? Come devono essere eventualmente formati, plausibili, utilizzabili all'interno della didattica, all'interno dei servizi pubblici di diffusione della conoscenza, ad esempio. Vi aspetto qualche minuto, mi rendo conto che comunque immagini. L'importanza delle immagini sui contenuti digitali è centrale. Leggibilità del layout e dell'impaginazione. Bene. Naturalmente ci sono già, la sostanza, diciamo, della qualità dei contenuti digitali c'è già in queste risposte. Io vi farò vedere un elenco un po' più dettagliato, insomma, ecco, quasi didascalico. Ma che ci aiuterà appunto anche ad entrare meglio dentro Wikipedia. Va bene, se non ci sono più risposte, io passo direttamente alla mia presentazione, così vi faccio un riepilogo. Allora, rimango sempre in presentazione, vado sulle slide. Ecco, e apro questa slide, la metto a schermo intero, in cui ci sono i punti elencati da Gino Roncaglia, un libro che ho già citato diverse volte in questi incontri. Gino Roncaglia nel 2018 ha pubblicato per La Terza L'età della frammentazione, un libro dedicato alla scuola digitale, ai libri digitali, alle biblioteche scolastiche. Uno dei capitoli è dedicato alle caratteristiche dei contenuti digitali. Quelle che Roncaglia ci propone, molto sinteticamente, direi in maniera piuttosto efficace, sono questi 11 punti, alcuni dei quali sono stati in qualche modo già toccati dalle vostre risposte. Le vostre risposte, vi ricordo, dal punto di vista, diciamo, didattico, cognitivo, servono anche un po' per muovere un po' le preconoscenze, ecco, o eventualmente i pregiudizi, per poter poi innestare le cose che vado a dire in maniera più produttiva e significativa possibile. Quindi alle vostre risposte possiamo, come dire, le vostre risposte le possiamo organizzare in questo modo. I contenuti digitali si possono distinguere, identificare per la loro natura, per cui abbiamo naturalmente contenuti testuali, contenuti visivi, contenuti sonori, no? La natura fa riferimento a la natura multicodicale fa riferimento appunto a questi aspetti. Il formato invece fa riferimento, per farvi un esempio proprio base,
Immaginatevi un programma di videoscrittura, se usate Word salvate in formato .doc, se scrivete su OpenOffice salvate in .dt, se scrivete su un blocco note .txt, cioè state scrivendo sempre testo, però lo state naturalmente scrivendo su piattaforme diverse che non è detto che siano interoperabili tra di loro come formati, che talvolta appunto ci rendiamo conto che se passiamo da un formato all'altro perdiamo alcune informazioni di formattazione. Un terzo elemento importante dei contenuti digitali è l'organizzazione di questi contenuti. E i due aspetti principali sono quello della linearità e quello dell'ipertestualità. Naturalmente è chiaro che quando stiamo su internet, quando stiamo nello specifico sul web, l'ipertestualità è proprio il cuore pulsante del contenuto digitale. Cuore pulsante del contenuto digitale è anche l'interattività. Il programmino che abbiamo utilizzato poco fa, il Jamboard, è un programma interattivo in cui appunto possiamo fare del lavoro insieme, esprimendo ognuno i propri punti di vista, ma naturalmente sono programmi interattivi anche i videogiochi, sono programmi interattivi gli eserciziari che possiamo utilizzare eventualmente nelle prove nelle verifiche, eccetera. Altro punto, il quinto, grado di copertura curricolare. Questo è molto importante naturalmente all'interno della scuola, degli ambienti didattici e, ripeto, anche per i colleghi che naturalmente lavorano all'università o lavorano nelle biblioteche pubbliche, teniamone conto di questo aspetto curricolare perché quando noi ci rivolgiamo alla scuola comunque è la scuola ha le sue regole, insomma, i suoi traguardi, i suoi obiettivi, quindi lì i contenuti devono... Cioè, spesso sono integrativi rispetto al manuale, all'editoria scolastica, no? Però ci siamo anche resi conto nell'incontro dedicato alle risorse, alle biblioteche digitali, che oggi gli ambienti di apprendimento sono talmente ampi, talmente flessibili, talmente espandibili, che utilizzare solo il manuale può essere davvero un sacrificio enorme fatto, all'apprendimento, perché appunto tramite internet, tramite le risorse e i contenuti digitali, noi possiamo accedere alle fonti primarie, alle fonti secondarie, alle fonti terziarie con una facilità che qualche decennio fa era semplicemente impossibile. E quindi grado di copertura curricolare appunto fa riferimento a contenuti integrativi oppure contenuti che sono innestati all'interno della pratica disciplinare. E modalità di produzione, è chiaro, noi possiamo usare materiale pubblicato da editori professionisti, ma nessuno ci impedisce naturalmente di autoprodurci i materiali, naturalmente cioè, mettendo in chiaro quali sono i requisiti d'uso, no? Quindi quali sono i software e quali sono gli hardware sui quali i contenuti possono girare, sperando naturalmente che questi siano accessibili anche diversamente abili, no? E questo è un tema centrale, fortissimo, naturalmente, da tenere in mente in ogni momento. Come da tenere in mente in ogni momento, naturalmente, la fruibilità dei contenuti digitali intesa come modalità di apertura delle piattaforme fisiche o software sulle quali lavoriamo, che ci permettono appunto di usarli davvero questi contenuti. Se dobbiamo fare una videoconferenza e non abbiamo sufficiente banda, non abbiamo una banda larga, non abbiamo una connessione buona e soprattutto aperta, disponibile a visualizzare qualsiasi tipo di immagine con qualsiasi tipo di software, è chiaro che noi la fruizione di alcuni contenuti ce la possiamo scordare. Altra caratteristica importante del contenuto digitale è il copyright. Abbiamo dedicato un laboratorio, per cui vi invito eventualmente ad andare a riguardarlo perché abbiamo fatto un giochino su come applicare le licenze Creative Commons alle proprie opere dell'ingegno. Ne è venuta fuori una cosa tutto sommato simpatica. E ultimo punto, la forma di validazione. Per validazione intendiamo la revisione paritaria, quindi chi è che stabilisce che i materiali autoprodotti o i materiali editoriali professionali appunto siano validi dal punto di vista scientifico. È chiaro che noi questa domanda ce la dobbiamo sempre porre quando facciamo riferimento ai contenuti digitali. Un conto è qualcosa di autoprodotto, è autovalidato, e un conto è qualcosa che invece ha superato magari dei controlli, una revisione paritaria, una peer review scientificamente, insomma, attrezzata. Bene, questi sono
11 punti chiave che noi ritroviamo a pieno titolo all'interno delle piattaforme wiki. Le piattaforme wiki girano, funzionano se riescono naturalmente a tenere in piedi tutti e questi 11 aspetti, in maniera coerente, in maniera generativa. Per cui adesso chiudo questa slide e provo a fare una presentazione del mondo Wiki, senza tramortirvi troppo, insomma, qualche minuto di tempo che io dedico alla descrizione di generale, generica, diciamo, dei progetti Wiki liberi che noi possiamo trovare online. Allora, su questa slide voi trovate dei loghi. Ogni logo fa riferimento a dei progetti wiki, di cui il più famoso è Wikipedia, ma sicuramente, sono certo, molti di voi conoscono anche gli altri strumenti, tipo il Wikizionario, Wikibooks, Wikisource, Wikilove's Monuments, è un concorso internazionale di fotografia, che partirà appunto già dal 1 settembre. Proprio il 1 settembre, se avete delle fotografie di monumenti del patrimonio culturale italiano di cui avete avuto la possibilità di fare delle fotografie, vi è stato concesso il diritto di fare delle fotografie, voi potete caricarle e partecipare a questo concorso internazionale in modalità del tutto libera. Uno strumento sicuramente che tutti conosciamo, che tutti utilizziamo anche senza rendercene conto spesso, è Wikimedia Commons, che è un repository dove ci sono svariati milioni di risorse libere, tra cui soprattutto immagini che ritroviamo spesso dentro Wikipedia, che sono riprese da lì, sono due contenitori diversi, sono due software diversi che appunto interagiscono, perché sono liberi e quindi c'è la possibilità di passare dall'uno all'altro senza soluzione di continuità. Quello che vi presento oggi io in modalità proprio pillola, in modalità sintetica, è Wikipedia. Wikipedia è un'enciclopedia. È un'enciclopedia nel senso che abbiamo visto anche sviluppato in questi 7 laboratori precedenti, c'è cioè uno strumento di divulgazione, uno strumento editoriale, panoramico che ci consente di conoscere delle cose descritte sotto i loro punti di vista rilevanti, per cui ecco, Wikipedia ha questa struttura, è collegata alla storia dell'enciclopedia, quindi il nome poi è associato a questa porzione di testo wiki, appunto, che sta per veloce, e quindi voi lo potete tradurre appunto con formazione veloce, con consultazione, conoscenza veloce, conoscenza rapida, che è qualcosa che si adatta naturalmente un po' ai nostri tempi, spesso anche un po' troppo frenetici. Quindi Wikipedia nasce circa 20 anni fa, cioè l'anno prossimo compirà 20 anni. E Wikipedia, è importante precisare da subito, che è multilingue. Non esiste, bisogna fugare qualsiasi dubbio su questo e dissipare qualsiasi forma di pregiudizio. Non esiste Wikipedia Italia, Wikipedia Stati Uniti, Wikipedia Inghilterra o Gran Bretagna, Francia, eccetera, ma esiste Wikipedia in lingua italiana, Wikipedia in francese, Wikipedia in spagnolo, in inglese, eccetera. Sono versioni linguistiche, quelle che voi vedete qua elencate. Ce ne sono almeno 300, ce ne sono quasi 300. Voi immaginate quindi se una voce scritta in italiano, per la prima volta in italiano, può essere tradotta in 300 lingue diverse da 300 parlanti e altre lingue, appunto. Bene, Wikipedia non a caso poi è uno dei siti più consultati al mondo perché appunto essendo anche multilingue riesce ad intercettare utenti da tutto il mondo. Al di là dell'illusione quantitativa che questi tipi di cifre che adesso io vi faccio vedere possano ingenerare, ripeto, non è tanto l'illusione quantitativa, ma è per farvi rendere conto naturalmente di quali sono le proporzioni, i numeri sui quali si lavora naturalmente. L'Enciclopedia Britannica in 200 anni ha prodotto 40.000 articoli.
E su Wikipedia in 20 anni ce ne sono scritti quasi 6 milioni e 200 mila, vedete, in Wikipedia in lingua inglese. In italiano, per fare la proporzione in italiano, la Treccani in 100 anni ha prodotto circa 55 mila pagine, mentre nella versione linguistica appunto di Wikipedia ne troviamo ormai più di 1.600.000. E al di là dell'illusione quantitativa, ripeto, vale la pena tenere conto che comunque ci sono contenuti digitali in una quantità veramente sterminata. E da chi sono prodotti questi contenuti? Ecco, a differenza che delle enciclopedie storiche che vi ho fatto vedere, questi contenuti sono prodotti da una redazione che non è una redazione come siamo abituati a pensarla, cioè un manipolo di persone che legge, comprende e valuta l'informazione, ma è piuttosto una comunità allargata, una comunità aperta, dove chiunque contribuisce e diventa automaticamente parte di una, chiamiamola così, redazione, insomma, ecco, di una redazione fatta di migliaia e migliaia di persone in tutto il mondo che parlano anche lingue diverse. Come è stato possibile rendere solido questo progetto? Ricordo, è nata nel 2001, dopo 2 anni. Gli americani, i californiani, l'hanno sviluppata e hanno anche fondato una fondazione, appunto, che si occupa non di scegliere quali contenuti far pubblicare, naturalmente, come se fosse un comitato redazionale, un comitato editoriale, ma piuttosto per la gestione, diciamo, delle macchine, per la gestione tecnica del software. E quindi, talvolta, quando vedete richieste di denaro, insomma, sono per pagare gli sviluppatori che lavorano in queste strutture e che ci consentano in qualche modo un accesso libero, gratuito, ma non sono assolutamente quelli che decidono cosa va pubblicato e cosa no, insomma. E Wikimedia, naturalmente, anche in Italia ha un suo capitolo. Il capitolo italiano è stato fondato 15 anni fa. E che cosa fa Wikimedia Italia? Si occupa di promozione dell'uso e della contribuzione su Wikipedia, ma non stabilisce niente di niente. I wikipediani sono molti di più degli aderenti a questa associazione, ve lo posso dire con assoluta certezza, giacché sono sia wikipediano che wikimediano. Quindi l'associazione c'è qualche centinaio di aderenti, mentre i wikipediani sono qualche migliaio. Non c'è solo Wikipedia, abbiamo detto, ci sono anche progetti fratelli, ma questo, insomma, adesso vado dritto perché mi interessa entrare subito nel merito delle regole di Wikipedia, che non sono tantissime, quindi non vi preoccupate, non passeremo il pomeriggio a parlare di regolamenti. Le regole di Wikipedia sono 5 e è molto, secondo me, interessante, molto utile approfondirle perché richiamano immediatamente tutti i valori ai quali noi ci rifacciamo tutte le volte che parliamo di cittadinanza attiva, di cittadinanza digitale, educazione civica, educazione digitale, educazione in genere. Quali sono queste 5 regole? Questi 5 pilastri, cosiddetti pilastri. Allora, il primo è Wikipedia è un'enciclopedia, e ci torno su tra un attimo. Il secondo, Wikipedia ha un punto di vista neutrale, o perlomeno ci prova. Wikipedia è libera, Wikipedia ha un codice di condotta e Wikipedia, paradossalmente, non ha regole fisse. Queste sono le uniche 5 regole che hanno consentito a Wikipedia in questi 20 anni di essere quello che è. Allora, la prima, Wikipedia è un'enciclopedia. Che cosa significa? Significa che non è una raccolta indiscriminata di informazioni. Se hai bisogno di scrivere una poesia, vai sul sito che si occupa di poesie. Se hai bisogno di scrivere un romanzo, vai sul sito di romanzi. Se hai bisogno di scrivere un saggio di medicina, andrai sui siti di medicina o di storia, su quelli di storia. Se vuoi scrivere una voce enciclopedica, puoi utilizzare Wikipedia. Puoi utilizzare Wikipedia naturalmente rispettando, no, alcune linee guida che la comunità nel corso del tempo, in questi 2 decenni, si è data. In particolare, appunto, quella di. Naturalmente è vietato copiare le cose degli altri e incollarle su Wikipedia, per cui bisogna sempre
naturalmente valutare bene l'origine delle fonti, i diritti che abbiamo sulle fonti che noi utilizziamo, e nei laboratori scorsi l'abbiamo visto ampiamente anche questo tema. Naturalmente un'altra cosa che può essere fatta sull'enciclopedia come Wikipedia è quella di tradurre le voci dalle altre lingue. Per cui se c'è qualche tema che ci interessa, scritto in cinese o in inglese o in un'altra lingua, noi possiamo benissimo tradurla pari pari e pubblicarla anche sulla versione linguistica italiana. Quindi Wikipedia è un'enciclopedia, è un'enciclopedia che richiede assolutamente la citazione delle fonti. Se non vengono citate le fonti, voi trovate quasi sempre, può anche sfuggire naturalmente, su milioni di contenuti, voi capite, può anche sfuggire tecnicamente, però in linea di massima, quando non ci sono fonti citate o le fonti non sono sufficienti per giustificare quello che c'è scritto, voi trovate un banner giallo come quello che vedete qua in questa immagine, dove ho ripreso la canzone Jordi, che appunto è segnalata, me ne sono accorto ieri, è segnalata con questo banner, appunto, non c'ha sufficienti fonti. Bene, che cosa significa citare le fonti? Significa sostanzialmente questo, rifare la propedeutica che abbiamo fatto in questi incontri, questi 7 incontri precedenti. Quindi capire innanzitutto a che servono le enciclopedie e le fonti informative. Dopodiché essere capaci di cercarle, analizzarle, quindi valutarne l'autorevolezza, valutarne la verificabilità e quindi l'attendibilità. Dopodiché naturalmente diventa facile produrre dei contenuti che possono essere messi a disposizione, abbiamo visto anche in 300 lingue diverse. Allora, su questi valori, che cosa significa enciclopedico, che cosa significa rilevante, autorevole, verificabile, attendibile, ci potremmo soffermare anche dei giorni a discutere. Io adesso ve li faccio vedere rapidamente, così, sotto forma di slide, dopodiché, casomai, è anche, come dire, sufficiente guardarsi qualche video, qualcuno dei video iniziali, insomma, per ritornare a ragionare intorno alla questione della rilevanza, della pertinenza, autorevolezza, verificabilità. Comunque, ripeto, Wikipedia si basa sulla padronanza di questi aspetti. Quindi, dicevamo, la prima regola è Wikipedia è un'enciclopedia. Bene, e non una raccolta indiscriminata di fonti. Seconda regola, Wikipedia ha un punto di vista neutrale. Allora, questo è un traguardo, è un obiettivo che ci si pone. Talvolta le voci di Wikipedia sono oggetto di vere e proprie risse, risse editoriali naturalmente. Quindi, come qualsiasi altro ambiente digitale, anche Wikipedia ha delle contraddizioni. Però attenzione, attenzione, Wikipedia ha anche un codice di condotta. Cioè, a differenza dei social, Wikipedia non è un social, Wikipedia è un'enciclopedia appunto, a differenza dei social, se vi sfugge qualche parola di troppo, potete essere bannati nel giro di qualche secondo, senza neanche appello. Quindi è assolutamente sconsigliato, ma come dire, rigettato qualsiasi atteggiamento aggressivo. E d'altra parte la condotta fa riferimento anche al vandalismo. Quando voi trovate delle voci che magari vi portano informazioni scorrette, buffe, comiche, che ne so, o veri e propri insulti delle volte, voi sapete che si tratta di vandalismi. Questi vandalismi vengono il prima possibile naturalmente annullati e si ripristina la versione precedente della voce dove l'informazione magari era corretta. Quindi, quando parliamo di codice di condotta, parliamo di comportamento nel rispetto delle altre persone, della comunità, ma anche nel rispetto del lavoro altrui, dei contenuti digitali che sono stati messi anche a nostra disposizione. Quarta regola, cioè quinta regola, era questa, io l'ho messa per quarta perché poi dopo voglio soffermarmi su una cosa. Wikipedia non ha regole fisse. Che cosa significa? Che tutto quello che discute, cioè tutto quello che la comunità decide è frutto di una discussione collettiva. Per cui ecco, se si decide di cambiare colore a qualcosa, è la comunità che ne discute, dopodiché può anche arrivare eventualmente a votare alla fine, no, del ciclo alcune scelte piuttosto che altre. Però ecco, ripeto, a parte queste 5 regole, di cui adesso tra un attimo vi faccio vedere la quinta, tutto è discutibile.
La quinta regola che vi faccio vedere io in un ordine un po' mio personalizzato è questa, è quella della libertà. Perché Wikipedia è libera? È libera perché è aperta al contributo di tutti, di veramente tutti. Qualcuno dice, ah, il fatto che pubblicano tutti significa che non è roba buona. E va bene, può essere anche che ci sia roba non buona, però qua il fatto che tutti possano scrivere è per me un vantaggio. Meglio che possano scrivere tutti, che possano scrivere solo alcuni. Quindi io la vedo, come dire, vedo il bicchiere mezzo pieno da questo punto di vista. Anche perché Wikipedia non ha padroni, nessuno mi dice di che cosa occuparmi. Quindi i contenuti sono indipendenti, non devo seguire alcun orientamento ideologico. Quando ho bisogno di un aiuto, addirittura trovo anche centinaia di persone che sono disposte anche a darmi una mano. E questa è la prima slide. La seconda, sempre relativa alla libertà di Wikipedia, fa riferimento all'argomento del diritto d'autore, che è quello che abbiamo visto nel sesto laboratorio. Quindi Wikipedia applica una licenza Creative Commons by SA, vedete qua, no? Che cosa significa by? By sta per attribution, attribuzione, quindi tutte le volte che copiate e incollate Wikipedia, che è un vostro diritto, vi ricordatevi però anche di citare la fonte, cioè di citare Wikipedia, e ricordatevi anche di fare dei vostri contenuti, dei contenuti digitali liberi, quindi share alike, SA sta per share alike, cioè Wikipedia vi consente di utilizzare tutti i suoi contenuti liberamente, li potete copiare e incollare selvaggiamente, purché vi ricordiate di citare la fonte e vi ricordiate di fare delle vostre opere anche delle opere libere. Bene, perché poi Wikipedia, abbiamo detto, cioè Wikipedia è una piattaforma libera, una piattaforma open source e si inserisce a pieno titolo in quella corrente digitale, appunto, del software libero. Che attenzione, oggi io tocco solo in parte, vedete, potevo anche fare una lezione usando solo ed esclusivamente software libero, è chiaro. Però, come avete visto in questi 10 laboratori, abbiamo puntato più che altro in questo momento anche così difficile di mettere in campo tutte le possibilità utilizzando anche software proprietario. Zoom, il software che sto usando per questa videoconferenza, è un software proprietario. Jamboard è di proprietà di Google, quindi è chiaro che ci sono anche delle contraddizioni, se vogliamo. Ecco. Però voi tenete conto che Wikipedia si inserisce a pieno titolo e lavora fortissimamente sull'aspetto del software libero. E come è organizzata Wikipedia? Quindi veniamo adesso alla sua organizzazione, dopo vi faccio qualche esempio. Allora, l'elemento fondamentale di Wikipedia è l'utenza. Voi potete anche fare delle modifiche senza registrarvi su Wikipedia. Tutti possono fare delle modifiche su Wikipedia anche senza identificarsi, senza registrarsi. È chiaro che se voi vi registrate, naturalmente lavorate più comodamente, vi rendete riconoscibili, vi create una vostra reputazione. Cambio slide, avete una vostra pagina utente personale, una pagina di discussione, una pagina per fare le prove, e insomma avete più strumenti, avete i superpoteri, no? Quando lo spiego ai ragazzi, vi dico: guardate, voi le modifiche le potete fare anche senza registrarvi. Però attenzione, se fate delle modifiche che sono dei vandalismi, viene bloccato il vostro IP, viene bloccato, quindi l'indirizzo con cui vi connettete viene bloccato, e quindi no, poi dopo Wikipedia non vi consente più di fare delle modifiche. Però è chiaro che se voi preferite lavorare bene, potete invece registrarvi un'utenza e quindi rendervi riconoscibili e quindi diventare dei collaboratori a pieno titolo di questa comunità mondiale di scrittori di voci enciclopediche. Quindi l'utente è sicuramente lo snodo principale. Dopodiché troviamo naturalmente le voci enciclopediche che sono organizzate in portali. Io vi faccio vedere quello più, come dire, quello più popolare, quello del portale del calcio, ma c'è quello di medicina, di storia, ce ne sono veramente tanti. Ci sono naturalmente dietro ogni portale, dietro ogni tipologia di voci, ci sono spesso dei progetti, cioè gruppi di contributori più o meno anonimi che si organizzano per cercando naturalmente di produrre delle linee guida che siano quanto più condivise possibile. Quindi, utenza, ripeto, l'utente, i portali, i progetti, i bar tematici. Ogni tema, ogni portale, grosso modo, ha un bar dedicato, cioè una specie di forum dove voi
potete porre delle domande e trovate sicuramente qualcuno che vi risponde. Anche perché, e qui ho finito con la presentazione di questa parte, Wikipedia ha un, chiamiamolo, un tutorial di assistenza mostruoso, enorme, dove c'è praticamente risposta a quasi tutto per quanto riguarda il suo ecosistema, il suo funzionamento. Per cui, ecco, l'ultima cosa che c'è da temere, se si vuole diventare contributore di Wikipedia, è quello di rimanere da soli. Perché online, naturalmente, voi trovate decine, centinaia, migliaia di persone che sono anche disponibili, eventualmente, a darvi una mano. Quindi, fine della presentazione. Fine della presentazione. Faccio un breve riepilogo. Abbiamo cominciato parlando di contenuti digitali, abbiamo visto le caratteristiche dei contenuti digitali, vi ho fatto vedere rapidamente quali sono i progetti wiki più conosciuti, in particolare poi Wikipedia. Wikipedia l'abbiamo vista nei suoi tratti storici, nei suoi tratti anche organizzativi per quanto riguarda le regole e nella sua struttura organizzativa per quanto riguarda la contribuzione e i contenuti specifici che vengono caricati. Ora, io vi voglio fare vedere qualche esempio. Mi scuso se oggi naturalmente l'interazione sarà proprio minima, ma tanto per darvi conto di un ambiente così complesso, l'unica è mettersi di comodi e pazientare un po', stare ad ascoltare. Eventualmente, naturalmente, noi potremo approfondire nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, quanto ci pare e piace, quello che oggi vi presento solo in pillole. Dunque, che cosa faccio ora? Ora faccio una simulazione. Una simulazione. Faccio finta di essere un navigatore su internet, che a un certo punto sul web, tramite Google, tramite il motore di ricerca Google, vuole andare a dare un'occhiata a una voce enciclopedica. Ne ho scelta una appositamente, anche incandescente, per dirvi appunto che è un gioco da ragazzi tecnicamente, ma che dal punto di vista, diciamo, della consapevolezza, del comportamento, dei valori, può essere anche molto impegnativa. Per cui cerco, ad esempio, la voce enciclopedica dedicata al campo di fossili, che voi certamente sapete, si tratta appunto del più grande campo di concentramento della Seconda Guerra Mondiale italiana. Bene, il campo di fossili ha una voce enciclopedica dedicata, e una voce enciclopedica non molto ampia, che va bene, forse sufficientemente esaustiva. Vedete, organizzata in questo modo, c'ha un titolo, dopodiché ha un incipit, queste tre righe in cui in sintesi viene spiegato che cos'è stato il campo di fossili, poi troviamo un riquadro qua sulla destra che sintetizza alcuni dati chiave, e a seguire l'indice con la struttura indicale della pagina, cioè quindi con i paragrafi, con la titolazione. Vedete? Questo indice è naturalmente ipertestuale, mi consente di passare da un contenuto all'altro, da un paragrafo all'altro. Ma quello che è importante, naturalmente, della voce enciclopedica, come vi dicevo, è andare a vedere nella sua struttura se c'è un apparato di note e un apparato bibliografico. Bene, c'è un apparato di note, vedete, non molto esteso, ma è probabilmente sufficiente, e poi vedete c'è anche una bibliografia di riferimento. Bene, io sono un lettore, dico bene, questa mi sono informato, adesso mi devo informare sul campo di concentramento, dopodiché mentre leggo la bibliografia noto magari che c'è qualche cosa che potrebbe essere aggiustata, perché chi ha scritto questa voce, tutti quelli che hanno contribuito alla scrittura di questa voce, forse non se ne sono accorti. Adesso io vi faccio vedere proprio degli errori minimali, per dirvi che sono giustificato a fare delle modifiche a qualsiasi livello. Non è che devo essere un intellettuale esperto dell'Olocausto, della Shoah, insomma, per mettere mani su una voce enciclopedica di questa. No, no, tutt'altro. Basta, come dire, leggo la bibliografia e trovo, che ne so, che Chiara Bricarelli,
questo libro a cura di Chiara Bricarelli, che è intitolato Una gioventù offesa. Vedete, Chiara Bricarelli, virgola, Una gioventù offesa, il titolo, virgola, Firenze è la città dove è stato stampato questo libro, dopodiché invece della virgola ci sono due punti. Poi vedo l'aggiuntina e l'editore e l'anno, ok, dico, guarda, questi due punti in realtà non ci stanno, cioè come stile di citazione. In questo caso lo vado ad uniformare a tutti gli altri, evidentemente è un refuso. Questi due punti sono un refuso. Cosa posso fare adesso? Posso andare in modifica. Allora vi porto un attimo in alto, sulla pagina in alto. Ecco, ed esco da qui perché adesso ho pure sbagliato. Avevo lasciato il mio account, è un piccolo errore, scusatemi, di organizzazione della lezione. Allora, ok, sono ritornato in cima sulla pagina, campo di Fossoli, vedete qua in alto, accesso non effettuato. Poi c'ho un link discussioni, contributi, registrati ed entra. Bene, io senza registrarmi, vado sul paragrafo bibliografia della voce enciclopedica campo Fossoli, clicco su modifica e mi avverte Wikipedia. Attenzione, non sei un utente registrato, ma non mi dice non puoi modificare, mi dice stai attento, cioè modifica, però non fare danni. Se fai dei danni, sappi che potresti essere bloccato. Mi avvisano, quindi come dire, uomo avvisato, mezzo salvato in questo caso, no? Account avvisato. E allora io non ho nessuna intenzione adesso di fare vandalismi sulla voce del campo di Fossoli, quindi chiudo questo avviso, mi porto sul punto che avevo individuato. Due punti che potevano essere tolti, era qua, vedete Chiara Bricarelli, l'aggiuntina, mi porto qua, dopo Firenze tolgo i due punti e metto la virgola. Ho visto poi che ce ne sono anche altri di punti, ecco qua, queste probabilmente sono state copiate, queste descrizioni, dai cataloghi bibliotecari dove si usano i due punti. Quindi ho tolto i due punti, ho messo le virgole, dopodiché dico, vabbè, basta, adesso la mia contribuzione finisce qua. In alto a destra ho il pulsante pubblica modifiche. Pubblico, ok. Dopo aver cliccato, Wikipedia chiede sempre di giustificare che cosa si è fatto. Dopodiché io qua nel paragrafo bibliografia posso dire di aver corretto due refusi. Li chiamo così, quei due punti. Oppure potrei dire ho uniformato la citazione bibliografica. Bene, pubblico. E la tua modifica è stata pubblicata. Adesso quei due punti non ci sono più, ma ci sono le virgole. Se vado sulla cronologia, sullo storico delle modifiche fatte su questa pagina, vedete qua in alto a destra c'è la linguetta leggi, modifica Wikitesto, ma c'è anche cronologia. Se vado su cronologia, io trovo che l'IP 151, 35, 199, 133 ha corretto due refusi. Questa mattina un altro IP ha aggiunto delle virgole. Nei giorni precedenti, Tommaso Paiano, che sono io, voi mi scuserete naturalmente, avete capito che mi sto occupando di questa cosa, per cui ecco, è un esempio, come dire, che vi porto a caldo, anche un po' incandescente, direi, da un certo punto di vista. Quindi, bene, vedete, io ho fatto una modifica sulla voce campo Fossoli senza registrarmi. Naturalmente, se mi registro, rimane traccia. Che la modifica l'ho fatta io e mi costruisco eventualmente anche una reputazione come contributore su Wikipedia e su determinati temi. Bene, fine della presentazione del come si comporta un utente non registrato. A questo punto invece io vi voglio fare vedere come funziona la registrazione. Velocemente ve lo faccio vedere come funziona la registrazione su Wikipedia e come funziona la creazione di una voce. Allora, scrivo intanto Wikipedia, riparto dall'inizio, riparto da Google, insomma, per semplicità, vado sulla pagina.org, così vedo tutte le versioni linguistiche. Allora, ho intenzione di agire sulla versione linguistica italiana, clicco su italiano, bene, mi viene aperta la home page di Wikipedia, che come tutte le enciclopedie è organizzata con indici, sommari, portali,
la struttura è la stessa delle altre enciclopedie, poi sulla sinistra ho magari dei menu per la navigazione interna, mentre al centro, vedete, ho delle voci enciclopediche. Bene, a questo punto io mi voglio registrare. Ho detto basta, non voglio essere più un utente così che passa solo ogni tanto, adesso voglio diventare un contributore più costante. Bene, mi registro. Vado in alto a destra, clicco sul pulsante Registrati. Ecco, che cosa mi chiede Wikipedia? Wikipedia mi chiede di mettere un nome utente, che può essere anche un nickname, completamente inventato, una password, confermare la password, dopodiché non sono tenuto a mettere la mail, ma se voglio metterla, naturalmente ho dei vantaggi, ho alcuni vantaggi di comunicazione, diciamo, dopodiché metto il codice di controllo e creo l'utenza. Vedete? A differenza di altri social dove vi viene chiesto come dire, la carta di identità, un altro po' la carta d'identità, il passaporto, e vogliono sapere cosa mangi e cosa bevi, in questo caso non ti chiedono praticamente nulla, tu ti puoi registrare anche in modalità del tutto anonima, mettere un indirizzo che non corrisponde a un nome e cognome in chiaro, mettere un nome utente che corrisponde a Batman, a Wonder Woman e quindi non siete tenuti a mettere il vostro nome e cognome in chiaro. Adesso io non sto a creare un'utenza che poi rimane lì inutile, inutilizzata. Vi faccio vedere com'è la mia utenza. Allora, torno sulla pagina principale, clicco sul pulsante Entra. Vedete, già il mio browser ha salvato naturalmente le credenziali, anche Wikipedia mi consente di mantenere, mi mantengo collegato e quindi mi fa vedere tutte le volte le credenziali di accesso. Clicco su Entra. Ed ora finalmente ho in alto a destra, vedete, un link a una pagina dedicata, Tommaso Pagliano, ho una pagina di discussioni, la pagina delle prove, vedete, il menu è diventato un po' più ampio. Se clicco sulla pagina Tommaso Pagliano, naturalmente voi trovate un riepilogo delle cose con le quali io preferisco identificarmi su Wikipedia. Se invece andate sulla pagina delle prove, trovate un elenco delle attività che ho svolto, che svolgo, degli appunti, sono un po' delle. È una pagina delle prove, appunto, è una sandbox, quindi una scatola di sabbia nella quale io posso fare anche, come dire, dei pasticci. Attenzione, quello che non posso fare è copiare e incollare la roba di altri, non rispettando il diritto d'autore. Premesso questo, naturalmente dentro la sandbox io posso esercitarmi in qualsiasi modo. Vi faccio vedere come creo in un attimo una voce enciclopedica di prova, Una voce enciclopedica di prova all'interno del mio spazio. Per cui guardate, per creare all'interno della propria sandbox una sottovoce, una sottopagina, basta mettere nella barra degli indirizzi sul browser uno slash dopo la parola sandbox, inserire un eventuale nome provvisorio della pagina, quindi lo chiamo prova pomeriggio. Adesso veramente lo scrivo così, poi la faccio cancellare naturalmente. Prova pomeriggio, do invio. Naturalmente non c'è ancora Wikipedia in lingua italiana, non ha ancora una pagina con questo nome, prova pomeriggio, per cui chiede naturalmente di crearla. Clicco qui, clicco sul pulsante che si chiama clicca qui, si apre un manuale che prova a darmi un aiuto, ma io adesso vado veloce, quindi lo chiudo. Dopodiché scrivo qualcosa dentro, scrivo prova, scrivo pagina di prova, vediamo un po' se me lo fa fare, sì, pagina di prova, pubblico, scrivo prova dentro la motivazione, cioè, ecco, vedete, adesso ho la pa una pagina all'indirizzo utente due punti Tommaso Pagliano, sandbox, prova pomeriggio, in cui come testo ci sono queste tre parole, pagina di prova. Bene, voglio farvi vedere un esempio più complesso. Come faccio a farlo vedere a voi e come faccio a farlo vedere ai bambini e ai ragazzi che coinvolgo nei corsi su Wikipedia? Vi faccio cercare su Google, adesso parto da Google per comodità, Lorem Ipsum, che è un curioso brano di Cicerone, e quindi insomma parliamo di giganti della storia, che viene usato almeno dal 1500 dai tipografi per fare le prove di stampa, per fare delle pagine di prova. E quindi, se
Se vado a prendere il testo, vedete, di Cicerone, lo posso prendere in latino oppure lo posso prendere in italiano. Adesso per comodità lo prendo in italiano. Tasto destro, copia. Tasto destro, copia. Torno sulla mia pagina di prova, clicco su modifica, cancello questo testo che avevo scritto prima, tasto destro, incollo come solo testo, vedete? Bene, pubblico. Lo rimetto come motivazione prova adesso. Bene, vedete, è aumentato il testo all'interno della pagina che ho appena creato. Ma fino a qui ho fatto un banale copia e incolla. Adesso, come abbiamo già visto anche nei primi incontri, soprattutto, è importante sapere leggere, analizzare, sintetizzare, paragrafare, no? Riorganizzare, titolare. Bene, come faccio a titolare questa porzione di testo adesso che utilizziamo per prova? E voi provate ad immaginare che sto davvero pubblicando una voce su un contenuto che ho già elaborato su un file di Word, di OpenOffice, okay? L'ho incollato qua dentro, quindi è roba mia, roba che non ho copiato da nessuno. Bene, adesso mi interessa titolarla, organizzarla come voce enciclopedica. Cosa devo fare? Vado su Modifica, scelgo di prendere il primo periodo, fino a Felicità umana, punto, e farlo diventare l'incipit della voce. Dopodiché, a partire da qui, invece, lo voglio chiamare paragrafo storia. Dopo il punto interrogativo qua, lo voglio chiamare paragrafo descrizione. Poi, come abbiamo già accennato, tutte le voci enciclopediche hanno sempre un apparato di note, quando sono fatte bene, naturalmente, un apparato di note, una bibliografia e eventualmente voci correlate e collegamenti esterni. Collegamenti esterni. Bene, adesso come faccio a farli diventare dei titoletti? È come più facile di Word, direi. Ecco, seleziono storia, vado sulla funzione paragrafo qua in alto, tiro giù la tendina e gli do la funzione intestazione. Vado su descrizione, di nuovo paragrafo, intestazione. Adesso devo far diventare delle intestazioni anche questi quattro paragrafi. Bene, li seleziono tutti, paragrafo, intestazione, e come vedete, in meno di 30 secondi, vabbè, questa è una modifica minore, adesso non mi interessa stare adesso sulla mia pagina delle prove a motivare tutto perché non è necessario. Come vedete, è stato creato una porzione di testo come incipit, dopodiché sotto abbiamo la struttura indicale della pagina, navigabile. Storia, descrizione, note, bibliografia. Qua sotto non c'è niente, ora vabbè, ma un giorno magari lo riempirò. Quello che adesso mi interessa farvi vedere sono almeno un paio di altre cose. Voglio far diventare la parola dolore un link, perché mi interessa fare diventare questa pagina un ipertesto all'interno di Wikipedia che rimandi da una voce a un'altra. Bene, come devo fare? Devo andare sempre su modifica. Abilito la funzione di modifica, seleziono dolore. Clicco sulla funzione collegamento link, è uguale in tutti i software più o meno ormai questo simbolo. Clicco, vedete, già Wikipedia mi propone delle voci esistenti. Se non ci fossero, naturalmente poi io lo lascerei in rosso, ma in questo caso dolore lo trovo, bene, lo imposto e pubblico. Pubblico in questo caso ho aggiunto un link, ok? E salvo, giustifico dicendo che ho messo un link. Bene, ultimo. Esempio, voglio inserire un'immagine di Cicerone. Cosa faccio? Vado su Modifica, si apre il solito sottomenu, clicco su Inserisci, immagini e file digitali. Non va a cercare su Google Immagini, va a cercare dentro Wikimedia Commons. Vi ricordate all'inizio vi ho detto che il progetto fratello Wikimedia Commons lo usiamo spesso senza rendercene conto. Bene, in questo caso io vado a cercare Cicerone. Mi dà dei risultati, prendendoli naturalmente da Wikimedia Commons, Cicerone lo trovo, eccolo qua. Lo trovo qua in basso a sinistra, clicco su Usa questa immagine, metto una didascalia, perché è bello mettere le didascalie, inserisci e in un secondo, vedete, l'immagine adesso correda il mio testo, quindi questo è diventato un contenuto digitale multimediale, multicodale, multicodicale. Pubblico, vabbè, scrivo immagine adesso,
Bene, ho fatto una voce enciclopedica. Ci ho messo, non lo so, 5 minuti, 6 minuti, grosso modo, per farvi vedere tutto il passaggio. Naturalmente io adesso è qualche anno che ci smanetto, quindi faccio subito. All'inizio un po' si va a rilento, ma una volta che si è capito il meccanismo, lo fa anche un bambino questo lavoro qua. Il problema non è tanto tecnicamente come pubblicare le cose su Wikipedia, il problema è come produrre una voce enciclopedica rilevante, sensata, che abbia una struttura di titolazione, di paragrafazione, no? Adeguata, che abbia le note, abbia la bibliografia. Il problema è quello, ma i ragazzi, i bambini vanno a scuola proprio per imparare quella cosa lì anche, soprattutto nei primi 8 anni, vanno a scuola per imparare a strutturare un testo corredato di immagini, di suoni, video, eccetera. Bene. In questo modo vi ho fatto vedere come produrre una voce enciclopedica. Vi ho fatto vedere come modificarne una senza registrarsi. Vi ho fatto vedere che cosa significa registrarsi in qualche secondo. Ci creiamo l'utenza, dopodiché abbiamo dei superpoteri che ci consentono anche di fare delle demo illustrative senza rovinare niente. A questo punto vi faccio vedere qualche esempio di lavoro dentro le scuole. Che ho svolto, che abbiamo svolto qua nelle Marche. Io vi parlo delle Marche, naturalmente di progetti ce ne sono in tutta Italia e tutto il mondo, ma adesso io vi parlo di quello che conosco meglio perché faccio anche prima. Allora, se avete poi voglia anche di dare un'occhiata, per dire, prima vi facevo vedere Campo Fossoli, la Fondazione Fossoli, che gestisce l'ex campo di concentramento, ha attivato un progetto che si chiama scusate, vabbè, lo scrivo così, vediamo se me lo trovo. Si chiama Progetto Coordinamento con le Scuole, insomma, Fossoli Camp Foundation. Si intitola Dal Revisionismo alle Fake News. Ebbene, in che cosa consiste questo progetto? È stata coinvolta una classe di un liceo. Vedete, questa classe è stata portata nella ex sinagoga a fare un corso in presenza con me e con altre colleghe. Questi sono i ragazzi che cominciano a studiare sulle fonti che la biblioteca della sinagoga gli ha messo a disposizione. E dopodiché ci siamo visti in un'aula informatica della biblioteca pubblica di Carpi. E quindi siamo passati praticamente dalla sinagoga alla biblioteca, al campo, alla scuola. Abbiamo praticamente attraversato tutto il territorio. Per fare che cosa? Per produrre naturalmente delle voci enciclopediche che appunto parlano del campo di concentramento, che parlano delle persone che sono state deportate, che sono passate da lì, sono transitate da lì. Questo è un esempio, se avete voglia di darvi un'occhiata, poi ve lo guardate con calma. Vi faccio vedere invece altri esempi più strettamente marchigiani. Il primo che vi faccio vedere è questo: apro una nuova scheda, quindi Google, scrivo Fano Loves Wiki. Io lavoro a Fano, quindi consentitemi di fare, lavoro principalmente a Fano, quindi consentitemi di riportarvi questo progetto. Fano Loves Wiki è un progetto di scrittura collettiva, scrittura e fotografia collettiva, che coinvolge ogni anno delle classi, delle associazioni. Negli anni scorsi, ad esempio nel 2017, abbiamo coinvolto una classe di un gruppo di studenti in alternanza scuola-lavoro, che sono qua, vedete, questo sono io che vi fa lezione all'inizio in biblioteca. Loro sono lì che studiano, che approfondiscono le fonti, eccetera, per scrivere che cosa? Per scrivere voci enciclopediche che hanno preso in carico su che cosa? Sulla Biblioteca Federiciana, la Chiesa di San Pietro in Valle, la Chiesa di San Francesco, Carnevale, eccetera. Vi faccio vedere a titolo d'esempio le tombe malatestiane. Allora, le tombe malatestiane, fare scrivere a dei ragazzi la voce enciclopedica sulle tombe malatestiane, uno può pensare che siamo dei pazzi. In realtà non è affatto vero che siamo, cioè perlomeno non lo siamo ancora del tutto, perché? Allora, è vero che è un materiale incandescente questo, no? Dare a dei ragazzi l'incarico di scrivere una voce su un monumento creato da Matteo Nuti, Leon Battista Alberti e Agostino Di Duccio, che sono magari le punte di diamante di tutto l'umanesimo mondiale, no? Per quanto riguarda l'architettura. Può sembrare un po' un azzardo, invece no, i ragazzi cosa hanno fatto? Hanno preso le fonti, che vi faccio vedere qua in fondo alla pagina, gli abbiamo messo a disposizione una bibliografia, anzi, gli abbiamo insegnato a cercare i libri,
dentro la biblioteca storica, gli abbiamo dato il tema, loro a partire dal tema hanno trovato queste quattro fonti, le hanno lette, le hanno comprese, le hanno sintetizzate, dopodiché hanno organizzato una voce enciclopedica con un incipit, una struttura indicale, una struttura di paragrafi, una struttura di capitoli, quindi capitoli e sottocapitoli, hanno allegato le foto, alcune di queste le hanno fatte loro, questa per dire l'hanno fatta loro, e hanno allegato, hanno corredato il testo con l'immagine, vedete, dopodiché la voce è andata a disposizione di tutto il mondo. È stata tradotta in altre lingue? No, non è stata ancora tradotta in altre lingue. Nessuno impedirebbe, con grande, secondo me, con grande valore, di tradurla in inglese, in tedesco, in russo, in quello che vi pare, perché appunto è un monumento di livello, voglio dire, è un monumento importante. Bene, che cosa succede? Questa pagina, Le tombe malatestiane, nella cronologia riporta tutti i contributori, che possono essere dei perfetti anonimi, possono essere addirittura degli IP, dei numeri. Possono essere dei nomi, vedete Tommaso Pagliano, questa è una modifica di più di 3 anni fa ormai che avevo fatto. Quello che è interessante anche andare a vedere è se questa voce viene consultata. Clicco sul pulsante numero di visite. Ah, scusate, adesso ho un problema con il mio blocco. Con il mio blocco. E non mi apre, eccola qua. Adesso dovrebbe aggiornare. Bene, eccoci. Allora, guardate, rifaccio, scusate, perché ho fatto un errore. Allora, sulla pagina delle tombe malatestiane, vado su cronologia, clicco sul numero di visite, viene aperto un grafico, vedete, la voce viene consultata negli ultimi tempi, è stata visualizzata negli ultimi 20 giorni 66 volte, negli ultimi 90 giorni, vediamo, è stata consultata 182 volte. Adesso non è il Colosseo, naturalmente, non sono gli Uffizi, è un piccolo monumento di Fano, però vedete, questa comunque voce, questa conoscenza circola comunque. Prima non c'era nulla sulle tombe malatestiane dal punto di vista enciclopedico, adesso si trova naturalmente questa cosa ed è stata fatta da dei ragazzi. Vi porto su un altro esempio. Fermo Loves Wiki. Non sono molto originale quando propongo i progetti alle biblioteche e alle scuole, però vedete, in questo caso, Fermo Loves Wiki cosa fa? Propone sempre un percorso di scrittura collettiva. Uno degli eventi più recenti è stato un corso fatto non a dei ragazzi, ma ai docenti che poi hanno coinvolto i loro ragazzi. I docenti, vedete, sono questi, sono all'opera, è un gruppo ristretto di docenti che si è offerto per questa cosa. Dopodiché, cosa hanno fatto fare ai loro ragazzi? Torno indietro, hanno fatto fare il catalogo del gabinetto scientifico posseduto dalla loro scuola, liceo classico Annibal Caro di Liceo Classico Annibal Caro di Fermo, creato nel 1861 con una legge appunto che istituiva licei classici in Italia, anche a Senigallia ce n'è uno nato nello stesso periodo, che possiede anche a Senigallia un gabinetto scientifico che era il maker space dell'Ottocento. All'epoca i licei classici avevano appunto i laboratori scientifici. E cosa hanno fatto i ragazzi? Hanno praticamente fotografato tutti gli attrezzi che sono conservati dentro queste teche. Vedete, dentro queste teche sono conservati tutti gli scaffali, i ragazzi sono andati lì, seguiti dai prof di fisica, di matematica, di scienze, di italiano, di lingue, erano di tutti i tipi i prof. Quindi i ragazzi hanno preso gli attrezzi, vedete, li hanno messi sui tavoli, li hanno impostati sui tavoli con uno sfondo magari, dopodiché li hanno fotografati, vedete qua ci giocavano un po', poi si divertivano anche un po', ma le fotografie naturalmente degli attrezzi sono tipo così. Vedete? Prima non c'era niente su questo gabinetto scientifico online, adesso naturalmente noi abbiamo un catalogo quasi completo di tutta l'attrezzatura che utilizzavano nell'Ottocento. Ognuno di questi attrezzi ha una didascalia. La didascalia non è stata inventata, ma è stata ripresa
facendo delle ricerche storiche sui manuali di fisica o di ottica dell'Ottocento. E quindi, vedete, sfoglio il catalogo e per ogni attrezzo trovo naturalmente la descrizione. Ogni attrezzo è potenzialmente può avere anche una voce enciclopedica, non solo una didascalia, una vera e propria enciclopedica. E a questo proposito vi faccio vedere il gabinetto scientifico invece del liceo classico di Senigallia. Scientifico Perticari, ho seguito anche questo progetto. Il progetto si somiglia naturalmente a quello di Fermo, vedete, sempre un progetto di scrittura collettiva, dove i ragazzi naturalmente cosa hanno fatto? Hanno preso in carico le teche dove sono conservati tutti i materiali e hanno fatto il catalogo. Vedete che si somiglia naturalmente a quello di Fermo perché il periodo storico è lo stesso, però alcuni attrezzi sono anche tanto diversi in alcune caratteristiche. Ognuno di questi attrezzi è oggetto di una voce enciclopedica. Vedete, i ragazzi hanno organizzato hanno fatto un lavoro clamoroso, hanno preso tutti gli attrezzi, li hanno fotografati, hanno fatto le ricerche storiche, dopodiché hanno cominciato a scrivere dove non c'erano anche le voci enciclopediche. Vedete, hanno creato una tabella in cui c'è l'elenco di tutte le voci enciclopediche che andrebbero scritte, perché poi scrivere voci enciclopediche non è un gioco da ragazzi, ci vogliono 20-30 ore a seconda della tua capacità naturalmente di analisi e sintesi. Cosa super interessante, hanno anche digitalizzato l'inventario dell'Ottocento, per cui se adesso avete voglia di consultare l'inventario dei libri e dell'inventario del gabinetto scientifico di Senigallia, potete farlo. Insomma, uno studioso di storia potrebbe benissimo andare a consultare la fonte primaria. Bene, vi ho fatto vedere quest'ultimo. Allora, adesso per chiudere, vi devo far vedere altre due cose. Avete qualche minuto di pazienza in più? Allora, Marche Loves Wiki. Ripeto, non sono molto originale per i nomi, ma penso che possa essere efficace farvi vedere questa cosa. Questo è un progetto che abbiamo fatto riunendo sei scuole e quattro biblioteche. Adesso non mi ricordo, comunque cinque città marchigiane. Questi ragazzi che vedete rappresentati qua non sono del liceo classico, questi sono studenti del secondo anno dell'Istituto Alberghiero, dell'Istituto Panzini di Senigallia. Allora, loro non hanno un gabinetto scientifico, loro non si occupano magari di latino, greco, non si occupano necessariamente di storia. Su che cosa hanno prodotto le voci enciclopediche i ragazzi del Panzini? Le hanno prodotte sulla cucina, sui cuochi, sulla gastronomia italiana, vedete? Senigallia Panzini hanno scritto la voce sulla marmitta, un grande tegame per cuocere la minestra, sui cuochi stellati che ci sono qua a Senigallia, sul brodetto all'anconetana, sull'oca arrosto. Uno dice, vabbè, ma che lavoro è? Eh no, che lavoro è? Lì all'alberghiero devono lavorare sui testi, anche loro devono lavorare anche loro sulle immagini, anche loro devono imparare a leggere, scrivere e comprendere e lo fanno naturalmente utilizzando dei contenuti che sono più pertinenti rispetto alle loro materie di studio. L'oca arrosto non è solo buona, ma è anche un prodotto gastronomico che c'è una storia dietro ed è interessante andare a fare ricerca. Questo era per dirvi che non ci sono solo studenti umanisti o studenti tecnici che si occupano di queste cose. Wikipedia, le piattaforme Wiki, l'ecosistema Wiki, internet in generale e il web in particolare sono degli ambienti trasversali dove le discipline come le abbiamo conosciute e costruite nei secoli precedenti, comunque vanno a mescolarsi, se non altro dal punto di vista dell'informazione, dell'elaborazione dell'informazione. Ripeto, non è solo destinata agli studenti delle scuole superiori, è destinata tranquillamente ad essere utilizzata anche da docenti. Vedete, questi sono docenti, insegnanti di scuola primaria, secondaria che ho avuto a lezione. Questi sono ragazzi di seconda media che ho a lezione, ai quali spiego i principi e dopo li porto nell'aula informatica per farli scrivere. Questi altri sono ragazzi di scuola superiore. Vedete, un progetto trasversale sia dal punto di vista dei contenuti che dal punto di vista delle età e delle discipline. L'ultimo esempio che vi faccio vedere, e poi chiudo, appunto, è Wikidia.
Cos'è Wikidia? Non la conosce quasi nessuno. Wikidia è l'enciclopedia libera dagli 8 ai 13 anni a cui chiunque può contribuire. Bene, vedete, Wikidia è la sorella piccola di Wikipedia. Se voi avete dei bambini dagli 8 anni e volete, come dire, farli lavorare su dei testi un po' complessi, potete cominciare a insegnargli a scrivere delle voci enciclopediche, come vi ho fatto vedere io sulla sorella maggiore. Ma sulla sorella minore funziona così, uguale. Se io cerco COVID, cerco COVID, c'è una voce enciclopedica sul COVID, ma sono naturalmente poche righe. Non è come la voce enciclopedica maggiore dove ci sono, c'è un muro di testo infinito. Se cerco, che ne so, devo fare una ricerca scientifica sul cuore, cerco cuore, vedete, c'è una voce enciclopedica bellina dove naturalmente il contenuto è alla portata di bambini o di ragazzi. Quindi, come la Treccani fa, la Treccani per gli adulti e la Treccani per i ragazzi, anche nell'ambiente wiki si riproduce quello schema lì, che ripeto, funziona sempre, cioè individuare i target dei contenuti è un elemento molto importante del lavoro sul testo. Quindi, ripeto, Wikidia funziona allo stesso modo di come funziona Wikipedia, solo che appunto i contenuti sono più semplici, ma non più banali. Se cerco ad esempio Ponzano di Fermo, vedo che ad esempio, Ponzano di Fermo è un comune italiano, appartiene alla provincia di Fermo. Vedete, hanno scritto la voce enciclopedica, questi ragazzi che ho avuto a lezione, sul comune di Fermo. Naturalmente la voce sul comune di Ponzano di Fermo c'è anche su Wikipedia, no? Però è molto più complessa, è molto più articolata, naturalmente. Bene, mi fermo perché ho parlato ininterrottamente per un'ora e mezza. Adesso interrompo la condivisione. E vediamo se qualcuno è ancora sopravvissuto. Se ci sono delle domande, vi prego di farle. E naturalmente io rimango, tra un po' chiudo la registrazione per poter rendere il video pubblicabile, ma rimango comunque in linea. Se ci sono delle domande, possiamo continuare naturalmente anche a chiacchierare.